I marshmallow, sapevi che sono antichissimi? Perfino gli egizi li offrivano ai faraoni. E solo dal XX secolo si sono diffusi in America. Ma vediamo insieme come preparare questo cotone dolce tanto amato soprattutto dai bambini. Con tre ingredienti. Innanzitutto versiamo 200 g di zucchero a velo in un pentolino, aggiungiamo 40 ml di acqua, mescoliamo e portiamo sul fuoco. Deve arrivare a 120 gradi, non dobbiamo caramellizzarlo. Mettiamo in ammollo due foglioline di colla di pesce per una decina di minuti. Sono 10 grammi. Il bicchiere non è stata una grande idea, quindi meglio una ciotolina. Iniziamo a montare a neve tre albumi. E mi raccomando, non buttate i tuorli. Potete fare una bella carbonara. Prova finale per vedere se gli albumi sono montati a dovere. Ok, perfetto. Nel frattempo lo zucchero è pronto. Aggiungiamo la colla di pesce e la facciamo sciogliere. Se non avete il termometro per vedere la temperatura, potete riempire una ciotola con l'acqua, versare una piccola quantità e se fa la bollicina vuol dire che è pronta. Adesso dobbiamo unire lo zucchero alle uova e lo facciamo versando a filo e mescolando piano piano. In una teglia aggiungiamo dello zucchero a velo. Ho deciso di postare questa ricetta anche qui su YouTube perché ho visto quanto vi è piaciuta su TikTok e Instagram. Versiamo una parte del nostro composto. Questi saranno i marshmallow bianchi e somiglieranno davvero a del cotone dolce e sofficissimo. Decidete voi lo spessore che devono avere i vostri marshmallow. Ok, perfetto. Adesso il composto che ho lasciato da parte lo voglio colorare. Quindi userò del colorante alimentare, poco mi raccomando, perché non è proprio salutare. Lo farò di colore celeste. Potete usare i colori che più preferite. Una bella mescolata. Potete anche formare dei cilindri avvolgendo un po' di impasto nella carta da forno. E per fare delle forme diverse userò la sac à poche. Qui potete ingegnarvi perché va benissimo qualsiasi tipo di forma. Potete formare dei cuoricini, delle stelline, le lettere del vostro nome. Ok, adesso è importantissimo che i marshmallow riposino almeno 5-6 ore. Io preferisco prepararli la sera e lasciarli tutta la nottata a riposare, così il giorno dopo sono pronti.
Ma sì, esageriamo. Decoriamo anche con delle perline che avevo già in casa. Così saranno ancora più carini. Voi cosa ne pensate? Vi piacciono i marshmallow? Fatemelo sapere qui sotto nei commenti. O se avete qualche vostra variante. E se avete delle domande, non esitate a scrivermi, vi risponderò il prima possibile. Per staccare i bordi, passate una spatola e poi capovolgete in modo deciso. E poiché i marshmallow sono molto appiccicosi, ci aiuterà a usare 50 g di zucchero a velo e 50 g di maizena. Se non avete la maizena, andrà benissimo anche solo lo zucchero a velo. Guardate come sono sofficissimi! Proprio come il cotone! È vero, proprio così! Se volete, potete farli anche più piccoli e versarli nelle bevande calde. O anche decorare le torte. Questi celesti sono proprio da festa, che ne dici? Sì! E così abbiamo preparato i nostri marshmallow fatti in casa. Grazie per essere stati con noi anche oggi, iscriviti al nostro canale per non perdere nessuna delle nostre ricette e mi raccomando, sostienici con un like se ti va. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao! Cheers.